Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Trovate tutte le informazioni nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Io vi avviso, questo caso vi farà incazzare come pochi. Almeno, io mi sono molto, molto incazzata quando sono venuta a scoprire di questo caso. Oggi sono qui per parlarvi di un caso parecchio misterioso. Io questo caso in effetti lo definirei un vero e proprio giallo. Questa è la storia del mostro di Modena. Un presunto serial che ha commesso 10 efferati delitti in Italia tra il 1983 e il 1995. Questo assassino non è mai stato preso e questa storia non è neanche così tanto famosa a dirla tutta. Ma perché questa storia, questo caso, non è affatto famoso? Le vittime del mostro di Modena sono considerate purtroppo vittime di serie B, perché si sta parlando di meretrici o da persone dipendenti da merce non legale. In questo caso c'è la possibilità che alcune o tutte le ragazze uccise siano state aggredite dalla stessa persona. Tutto inizia negli anni 80 a Modena. In quel periodo è seconda solo a Milano per il più alto reddito pro capite, pur non essendo una metropoli come il capoluogo lombardo. Questo porta ad un sensibile aumento della circolazione di cose non troppo legali all'interno della città, e vi sto parlando di merce pesante. La dipendenza porta ad un conseguente aumento di furti e di microcriminalità. Il consumatore infatti ben presto fatica ad avere un lavoro fisso. Nel tempo c'è la diminuzione della disponibilità di denaro ed è facile che il consumatore inizi a commettere piccoli furti appunto per poter ottenere dei soldi. Chi non delinque ma è comunque un consumatore vende il proprio corpo per strada nella speranza di racimolare qualche soldo in più. È in questo triste scenario che si inserisce la storia del mostro di Modena. Tutto inizia il 15 novembre del 1983. La prima vittima del mostro di Modena si chiama Filomena Gnasso. Lei non è dipendente, bensì è una meretrice di professione. Viene uccisa con una serie di coltellate. Il delitto però viene ascritto al racket della prostituzione, rimane insoluto. La seconda vittima del mostro si chiama Giovanna Marchetti, ha 19 anni, e viene ritrovata senza vita da un signore che sta portando a spasso il cane la mattina del 21 agosto 1985, all'interno di una fornace abbandonata di Baggiovara, a pochi chilometri da Modena. Il corpo presenta anche parecchie ferite in volto ed è completamente sfigurato. La ragazza non ha con sé alcun documento, né una borsetta, ed il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Giovanna Marchetti presenta una lesione da corpo contundente al capo, che le ha fracassato il cranio. Accanto al corpo è presente un mattone che si rivelerà essere l'arma del delitto. Ovviamente il primo passo è dare un nome a quella povera vittima, e ci vogliono 3 giorni per l'identificazione. Avviene grazie ad alcuni vestiti trovati non troppo lontani dal corpo. Al collo la ragazza ha dei segni di strangolamento. Questo fa presupporre che, prima di colpirla con il mattone, l'assassino abbia tentato di soffocarla con un laccio. Giovanna Marchetti era finita come molte altre ragazze nel tunnel della dipendenza. Ecco perché si prostituiva. Inoltre era scappata di casa 10 giorni prima e quella sera sicuramente si era appartata con un cliente incontrato per strada. La ragazza solitamente aspettava i suoi clienti in via San Giovanni del Cantone, ma non era mai sola. Il suo fidanzato, nascosto in un angolo, si appuntava tutte le targhe delle macchine su cui saliva la ragazza. A seguito del delitto le indagini si prolungano per 6 mesi e le attenzioni degli inquirenti si concentrano su un agricoltore della provincia di Reggio Emilia, un uomo di nome Ennio Cantergiani, di 45 anni. Viene arrestato il 12 novembre e contro di lui c'è la testimonianza della persona ritenuta super testimone, ossia il fidanzato della vittima. Dice la polizia che è salita su una Ford di colore scuro, targata Reggio Emilia. Il procuratore di Modena, Giuseppe Tibis, firma l'ordine di cattura, ma Ennio Cantergiani si professa innocente fin da subito. Conta 3 mesi di carcere, ma in istruttoria è ritenuto innocente per mancanza di indizi. E in effetti Ennio era già andato con Giovanna Marchetti, ma non quella sera. Ha un alibi di ferro, quindi di certo quella sera Ennio non era passato in via San Giovanni del Cantone, si trovava proprio da tutt'altra parte. Pochi giorni dopo la scarcerazione, la procura spicca un mandato di cattura per il super testimone, ossia il fidanzato della vittima, che di nome fa Giuseppe Volpe,
e ha 25 anni. È il 22 febbraio e alcuni testimoni in effetti dichiarano che Giovanna negli ultimi tempi era intenzionata a lasciarlo. Gli inquirenti quindi immaginano che il 14 agosto, al culmine di un litigio, Giuseppe Volpe abbia aggredito la sua fidanzata. Giuseppe a questo punto si ritrova in carcere ad urlare a squarciagola la sua innocenza. Però nessuno gli dà retta, quindi che cosa fa? Evade dalla struttura, corre alla cabina telefonica più vicina e chiama la Gazzetta di Modena per dire che non era stato lui ad uccidere Giovanna. Peraltro, si era in via San Giovanni del Cantone ad aspettarla, come poteva essere anche nel posto in cui hanno scaricato il corpo di Giovanna? Tutto ciò non ha assolutamente senso. Meno di una settimana dopo si costituisce presentandosi col suo avvocato per dimostrare la sua innocenza e dopo circa 6 mesi, a seguito di vari accertamenti, viene rilasciato. In pratica la polizia non ha preso una cantonata, ma due. Il volto fanciullesco di Giovanna inizialmente sconvolge l'opinione pubblica e le forze dell'ordine, sotto questa spinta emotiva, indagano febbrilmente, ma senza ottenere alcun risultato. Ben presto la città dimentica e gli inquirenti abbandonano le indagini. Il delitto di Giovanna Marchetti diventa un triste incidente isolato, che può capitare a chi si inserisce in giri rischiosi. Passano 2 anni dal delitto di Giovanna Marchetti e a questo punto si ha il primo inquietante presagio che la sua morte forse non è proprio stato un incidente isolato. È il 12 settembre del 1987. Sono le 7 del mattino quando il guardiano della cava di San Damasio trova il cadavere di una ragazza. Quello è il corpo di Donatella Guerra, a 22 anni. Presenta 2 ferite da punta, una alla gola e una al cuore. Secondo le ricostruzioni del delitto, l'assassino ha colpito Donatella da dietro. Manca la borsetta della vittima particolare che si era già verificato nel caso di Giovanna Marchetti. L'arma utilizzata sembra compatibile con un coltello da macellaio, anche se da alcune fonti sembra più un punteruolo. Il medico legale stabilisce che il delitto è da datare tra le 7 e le 8 ore prima del ritrovamento, quindi intorno alla mezzanotte. Inoltre l'aggressione è avvenuta in un altro luogo. Ovviamente anche in questo caso gli inquirenti cominciano a indagare, ma incredibilmente queste indagini si spengono nel giro di 40 giorni, nonostante inizialmente siano stati riscontrati dei dati davvero interessanti. Nel luogo del ritrovamento della vittima viene accertata e isolata l'impronta di una scarpa. Inoltre vi è anche un'altra traccia, ossia quella di un pneumatico di un'autovettura. Su quest'ultimo elemento le indagini proseguono e viene accertato che questo pneumatico è montato di serie solo su autovetture Fiat 131. Un altro dato importante giunge dalla perizia medico-legale. Secondo i medici, dall'angolazione delle ferite riscontrate sul collo si può determinare che l'assassino è mancino. La procura, nonostante tutti questi indizi, chiude il caso dopo appena 40 giorni. Non passano neanche 2 mesi, ma soltanto 50 giorni. E ahimè, le coincidenze a questo punto iniziano ad essere davvero troppe. È il 1° novembre quando viene rinvenuto il corpo di Marina Balboni, a Gargallo, in provincia di Carpi, sul ciglio della strada che collega le due località. La ragazza è stata strangolata con la sua sciarpa, che ancora ha il collo. Anche in questo caso l'assassino l'ha colta di spalle. Marina, di 21 anni, viveva con i suoi genitori a Cittanova, un paesino della provincia modenese, e da diversi anni era dedita all'uso di cose non troppo legali. Negli ultimi mesi aveva anche tentato di uscire da quel tunnel, infatti si era ripulita e aveva anche trovato un lavoro. Probabilmente nei giorni precedenti alla sua morte ha avuto una ricaduta. Marina, a differenza delle altre vittime, scriveva dei diari. Il problema è che a trovare quei diari non è la polizia, ma il giornalista che si occupa di scrivere di questi delitti per la Gazzetta di Modena, ossia Pierluigi Salinaro. La polizia ovviamente aveva anche visto quei diari, ma non li aveva presi, cosa che non ha il minimo senso. Trovi una ragazza senza vita di 21 anni, sai che teneva dei diari e che scriveva tutto ciò che le succedeva. E non prelevi quei diari per leggerli? Ma siamo seri? Ma chi diavolo ha indagato per questi casi? Topo Gigio? Il giornalista in ogni caso riesce a leggere quei diari. E nell'ultima settimana prima della morte di Marina, nota che c'è scritto ripetutamente: sabato devo andare a Modena, devo incontrare una persona molto importante. Purtroppo quel sabato 31 ottobre Marina va a Modena col motorino. Lo parcheggia, poi va in piazza Roma e si ferma poco distante dal punto in cui si prostituiva Donatella Guerra, ossia una delle prime vittime. Nascono a questo punto delle domande. Forse le due si conoscevano?
Probabile. Marina Balboni, la sera in cui era stata uccisa Donatella, si stava prostituendo accanto a lei in piazza Roma. È dunque possibile che avesse visto l'autovettura e l'assassino che aveva caricato Donatella? Potrebbe essere questo il motivo della sua morte? Questa sembra una pista promettente, però non viene tenuta in considerazione dagli inquirenti, tanto che, come già vi ho detto, neanche vengono sequestrati i diari di Marina. Ora però proviamo un attimo a ragionare. Donatella, la sera dell'11 settembre, si trova in piazza Roma, nel centro di Modena, a cercare dei clienti. Sale dunque sull'autovettura di una persona e sparisce fino al giorno dopo. Il corpo viene ritrovato nelle cave di San Damasio, ad una distanza da piazza Roma di circa 9 chilometri. Ha un tempo di percorrenza di 20 minuti questa strada. Non possiamo sapere in quale punto del percorso l'assassino abbia colpito la vittima. Potrebbe averlo fatto nella sua macchina o nelle cave di Damasio. A prescindere da questo dato, una cosa è certa. Il corpo ha deciso di abbandonarlo nelle cave di Damasio. Quindi deve aver percorso quella strada, per forza. Raggiunte le cave, estrae il corpo dalla macchina e lo abbandona appena fuori dall'autovettura, lasciando le tracce precedentemente descritte, quindi l'impronta di una scarpa e l'impronta di un pneumatico. Quel pneumatico è montato di serie solo su autovetture Fiat 131. Per Marina Balboni le cose possono essere andate in modo differente. Come già vi ho detto, nei suoi diari scriveva di avere un appuntamento con una persona importante. A questo punto una domanda nasce spontanea. È possibile che l'assassino la aspettasse in centro a Modena? Se è solita prostituirsi in piazza Roma e il colpevole ha eletto come terreno di caccia proprio il centro di Modena, è ragionevole ipotizzare che i due possano essersi incontrati lì. La persona importante che doveva incontrare Marina magari era proprio l'assassino? Se ci troviamo di fronte a un delitto premeditato, è possibile che il colpevole non voglia farsi notare con una vittima in auto, specialmente se già è stato visto da Marina far salire sulla propria auto Donatella. A questo punto, ottenuta la fiducia di Marina, non resta che incontrarsi in periferia, magari proprio vicino a Cittanova, dove abita. È dunque possibile che Marina abbia preso il suo motorino per seguire il suo cliente, che poi si è rivelato il suo assassino. Il corpo di Marina viene trovato sulla strada provinciale 13 che collega Gargallo a Carpi. Per andare da Cittanova a Carpi ci sono 23 km. È una distanza percorribile in circa 30 minuti. Per raggiungere Carpi si passa da Gargallo e dalla strada provinciale 13, dove in effetti è stato rinvenuto il corpo. A questo punto torna la domanda che ci siamo posti inizialmente. La morte di Marina è dovuta dal fatto che ha riconosciuto l'assassino di Donatella? Potrebbe essere, quindi potrebbe anche esserci un collegamento. Ma se c'è un collegamento tra i delitti di Donatella Guerra e Marina Balboni, ancora non ce ne sono con quello di Giovanna Marchetti, anche se in realtà già dal 1987 i giornalisti avevano messo in relazione i tre casi. Attenzione ragazzi, i giornalisti, perché non so se ve ne siete accorti, ma la polizia non ha neanche indagato per queste povere vittime. Indagini che vengono chiuse dopo 40 giorni. Ma in 40 giorni non riesci neanche a capire da che parte sei girato. Insomma, come già vi ho detto, le vittime sono considerate di serie B. Insomma, la polizia pensa che siano vittime facili. Si infilano in auto con più uomini per ottenere più merce. In pratica sono tutte ragazze che hanno fatto una brutta fine per il loro stile di vita, nient'altro. Tutti questi casi vengono archiviati molto in fretta. Poi però ecco che spunta fuori Pierluigi Salinaro, ossia il giornalista della Gazzetta di Modena. L'uomo in effetti riesce a fare un collegamento tra tutte le vittime ed è il primo che comincia a parlare di serial nei suoi articoli. In questi articoli il giornalista mette in evidenza le sue teorie riguardo gli omicidi e, attenzione ragazzi, gli inquirenti dopo pochi giorni danno due pacchette sulla spalla a Pierluigi Salinaro dicendo: oh Pierluigi, ma l'avevamo ipotizzato anche noi. Peraltro aggiungo che è stato lui a scoprire che Marina era amica di Donatella. Altrimenti vi assicuro che questo collegamento nessuno l'avrebbe mai fatto. Questo è il modo in cui hanno indagato gli inquirenti. Bravi, eh? Non trovate anche voi? In ogni caso, finalmente si inizia a parlare di serial delle lucciole. Ma viene sui giornali, gli inquirenti non dicono nulla. E quindi la gente di Modena rimane alquanto serena. Passano altri 2 anni dall'ultimo omicidio. È il 30 maggio del 1989, quando a Panzano, una frazione di Campo Galliano, proprio dove inizia l'autostrada del Brennero, un pensionato rinviene il corpo di Claudia Santachiara. Claudia aveva un fidanzato e faceva la meretrice. Il fidanzato l'aveva accompagnata poco dopo la mezzanotte del 29 maggio all'entrata principale dello stadio, perché di solito era lì che aspettava i clienti.
Quindi questo ragazzo aveva accompagnato Claudia e poi le aveva detto che sarebbe tornato a riprenderla per le 3 di notte. Quando però era tornato allo stadio per recuperare Claudia, non l'aveva trovata. Il ragazzo quindi aveva aspettato, pensava fosse ancora occupata con qualche cliente. Claudia però, ahimè, non era più tornata. Quindi il ragazzo era corso in centrale per denunciare la sua scomparsa. Mentre parlava con gli inquirenti era arrivata una telefonata da un agricoltore di Panzano. Diceva che nel suo campo era presente una donna senza vestiti e quella donna era proprio Claudia. La ragazza si trova supina in un fosso. Non ha vestiti a parte i collant strappati e gli stivaletti ai piedi. E ha ancora intorno al collo il laccio utilizzato dall'assassino per strangolarla. Secondo la ricostruzione del delitto, ha operato da dietro lo strangolamento, come già è capitato con altre vittime. Sul corpo della giovane ci sono segni di lotta, questo vuol dire che prima di soccombere, al suo aggressore ha cercato di opporre resistenza. Appena dopo alcune settimane dal delitto, gli inquirenti hanno dei sospetti. Infatti un operaio di nome Tommaso Nunzio Caliò, di 40 anni, viene arrestato dalla squadra mobile. È martedì 13 giugno 1989. Il venerdì precedente all'arresto, l'uomo aveva tentato di strangolare una meretrice di 27 anni, con la quale aveva avuto un rapporto. Caliò sembra essere il colpevole perfetto, poiché da tempo è seguito dal servizio di igiene mentale e dal reparto psichiatria dell'USL di Modena. Eppure anche lui viene scarcerato perché viene accertato che lui con i delitti non c'entra nulla. Anche le indagini sull'omicidio di Claudia si arenano. E il caso viene archiviato. Arriva l'8 marzo del 1990, quando un ragazzino rinviene la quinta vittima. Si chiama Fabiana Zuccarini. La ragazza non si prostituiva, bensì faceva solo uso di merce non troppo legale. Si trova in un fosso a Staggia di San Prospero. Indossa solo una maglia con un bottone molto grosso sul collo. L'assassino quindi le ha premuto quel bottone sul collo fino a spezzare l'osso ioide. Nonostante il quinto delitto e le varie analogie presentate tra i delitti, il pubblico ministero di turno non si presenta neanche sul luogo e lascia che le indagini siano sbrigate solo dalla polizia giudiziaria. Ebbene, sapete che il PM per legge deve recarsi sulla scena del crimine. Anche Fabiana, come Marina, scriveva un diario e tanto per cambiare, anche questo diario non viene minimamente trovato dagli inquirenti, bensì viene trovato dal giornalista. Fabiana aveva scritto sul diario che doveva andare a Modena per incontrare uno zio ricco. I suoi genitori non sanno di chi si tratti, probabilmente lo zio ricco era colui che gli procurava la merce non troppo legale. Nel fosso in cui viene ritrovata la povera Fabiana viene trovato anche un mozzicone di sigaretta. Quella sigaretta l'aveva fumata l'assassino? Non possiamo saperlo. Ma secondo la ricostruzione delle ultime ore di vita di Fabiana, sembra che la ragazza sia entrata in un bar di San Felice sul Panaro e abbia fatto 4 chiacchiere con un elettricista del posto, per poi riapparire senza vita il giorno seguente. Il dialogo avuto prima di morire con questo elettricista, ovviamente, diventa il nodo centrale delle indagini. Il soggetto viene interrogato e additato di fronte all'opinione pubblica come un maniaco. Lo arrestano, poco dopo viene rimesso in libertà. Morirà in un incidente stradale. I genitori di Fabiana tentano la carta degli investigatori privati. Ermanno Zuccarini, il padre, incontra gli amici della figlia per cercare di sollevare il velo di mistero che avvolge il delitto. Arriva addirittura a fornire una taglia di 100 milioni a chi gli avesse riferito indicazioni sul responsabile. Purtroppo nessuno di questi espedienti ha seguito. Eppure il numero di ragazze uccise inizia a dare nell'occhio. I casi non vengono mai accostati, nonostante le analogie. Ogni delitto viene trattato a sé, senza cercare alcun tipo di collegamento. Non viene istituita una task force antimostro in questo caso. Solo i titoli dei giornali dicono che potrebbe esserci un serial in giro. Le orecchie della polizia però sono sorde agli avvertimenti della stampa e le indagini proseguono in modo tradizionale. Alla fine, anche questa indagine viene archiviata. Il 13 ottobre del 1990 viene ritrovato il corpo di Antonietta Sottosanti. È stata abbandonata in un canale. È completamente senza vestiti ed è stata soffocata con le sue calze di nylon. In pratica il colpevole ha preso le sue calze, le ha appallottolate, gliele ha infilato in gola, le ha tappato bocca e naso fino a soffocarla. Arriviamo alla mattina del 4 febbraio 1992, quando un contadino di San Martino Secchia, nei pressi di San Prospero, sta costeggiando una carraia col suo trattore e scorge una figura distesa. Quella è una donna. Sono evidenti i segni di 6 coltellate al ventre e alle mani. Probabilmente ha cercato di difendersi. Secondo le indagini, il delitto non può essere avvenuto
nel luogo in cui è stato rinvenuto il corpo. Insomma, è stata uccisa da un'altra parte e poi abbandonata in una strada isolata. Il 5 febbraio la donna viene identificata come Anna Abruzzese, di 35 anni. Era nata a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ma era residente a Castelmaggiore, nei pressi di Bologna. La realtà dei fatti in questo caso è ancora più tragica, perché Anna viveva con il suo fidanzato in una macchina, ossia in una vecchia Alfa. Si prostituiva nella zona della stazione di Modena ed era possibile che l'assassino l'avesse incontrata proprio in quel punto. Come al solito, le somiglianze tra i delitti sono più che evidenti. La ragazza è stata coltellata nello stesso modo in cui è stata uccisa Donatella Guerra, e anche in questa occasione viene sottratta la borsetta e i documenti. Entro poche settimane questo caso viene archiviato. Arriviamo al 26 gennaio del 1994, quando un pensionato, mentre sta coltivando il suo orto, si accorge della presenza del corpo di una donna in un canale di un cavalcavia lungo l'autostrada del Sole. Quella donna si chiama Anna Maria Palermo. Il corpo è stato rosicchiato dai topi ed è in stato avanzato di decomposizione. Indossa una maglia e un paio di pantaloni slacciati. Non troppo lontano si trova il suo giubbotto e la borsetta con dentro i documenti. Questo dettaglio sorprende gli inquirenti, perché in tutti gli altri delitti, nessuno escluso, la borsetta e i documenti erano spariti. Il medico legale non ci mette molto a stabilire le cause della morte. La povera Anna Maria ha ricevuto 12 coltellate al cuore, inferte qualche giorno prima del rinvenimento. Anna Maria Palermo era scomparsa da casa a Fossoli il 18 gennaio, 2 giorni dopo. I familiari avevano presentato la denuncia di scomparsa al commissario di Carpi. Anna Maria viveva prostituendosi nella zona della stazione o nel parco delle rimembranze. In occasione di questo delitto salta fuori una pista interessante da un'intervista avvenuta a marzo nel 1994 al programma Mixer. Don Giancarlo Suffritti, responsabile di una comunità di recupero, fa le seguenti dichiarazioni. In comunità ho avuto una ragazza. Mi ha detto che in una sua esperienza con un uomo, un cliente occasionale, dovette dare la prestazione sotto minaccia di un coltello. Dopo 4-5 mesi la ragazza si ritrova con un individuo che ha la macchina targata Reggio Emilia. I due parlano, discutono e la ragazza ha la sensazione di conoscere la sua voce. Avendo avvertito che la voce era la stessa, al primo semaforo rosso lei si butta giù dalla macchina. Io sono convinto che abbiamo a che fare con un personaggio dall'intelligenza non comune, un purificatore, un elemento che vuole sanare la società. Accosta queste ragazze e con loro si permette quello che nella sua coscienza ha sempre visto come un peccato, un male. Quindi c'è una grossa educazione proibitiva da parte di questo elemento, che ad un certo punto sfoga tutto il suo senso religioso purificatore sulle ragazze, uccidendole. Questo concetto io l'ho già sentito fare da molte persone in città e direi di averlo sentito anche proprio dall'individuo che in questo momento, ovviamente, ho in testa. Alcuni giorni dopo, Don Giancarlo è di fronte al PM Marinella De Simone e raccoglie la sua testimonianza con nome e cognome della persona ospite della comunità che ha esternato quelle dichiarazioni. Da quel momento in poi, forse consigliato dal PM o forse perché è stato minacciato e teme l'incolumità dei suoi ragazzi, Don Giancarlo Suffritti non rilascia più alcuna intervista e le ricerche non approdano a nulla. Nonostante ciò, le indagini sul delitto di Anna Maria Palermo proseguono. E 2 anni dopo l'omicidio, nel 1996, l'inchiesta ha un nuovo slancio sotto la direzione del PM Andrea Claudani. I carabinieri a questo punto individuano un soggetto molto particolare. Il suo nome è Alessandro Tripi e ha 46 anni. È figlio di buona famiglia, nasce a Tolentino, ma risiede a Modena, dove in effetti si fa vedere saltuariamente. Alessandro Tripi di professione fa il medico chirurgo, ma da un po' non esercita la professione perché in città dicono che non stia bene, anche se non è chiaro esattamente che problemi abbia. Il PM ordina una perquisizione della casa dell'accusato. La speranza è quella di trovare qualche indizio che leghi Alessandro Tripi alle donne uccise in quegli anni. Le forze dell'ordine se ne vanno con un discreto malloppo, che consiste in 205 videocassette, 7 agende, 2 rubriche, 17 negativi, 14 foto e 234 istantanee. Buona parte di quel materiale è piccante. Ma come sono arrivati i carabinieri ad individuare il nome di Alessandro Tripi? Attraverso la segnalazione di un vicino di casa che lamentava infiltrazioni d'acqua dall'appartamento sito al quinto piano, di un condominio adiacente alla stazione ferroviaria di proprietà
proprio di Alessandro Tripi. All'arrivo delle forze dell'ordine l'inquilino non è presente, quindi si procede all'apertura forzata della porta d'ingresso. All'interno dell'appartamento c'è così tanta roba da impedire quasi i movimenti del personale operante. La situazione viene segnalata e, a seguito di ciò, scatta la perquisizione. Però è pur vero che si tratta di indizi deboli. Alessandro Tripi continua a difendersi dicendo: «Io Anna Maria Palermo l'ho sentita nominare solo quando ho visto il mandato di perquisizione». Ben presto Alessandro Tripi viene scarcerato e le indagini su di lui abbandonate. Ma le indagini portano ad un'ulteriore svolta. Il 19 luglio del 1996 i fatti si concretizzano e viene consegnato al carcere dell'Asinara un ordine di custodia cautelare per omicidio volontario nei confronti di Giuseppe Poli, di 54 anni. Abita a Santa Maria Codifiume, in provincia di Ferrara. Giuseppe Poli ha un passato da sportivo, è un ciclista professionista. Il capo di imputazione individuato dal PM nel delitto di Anna Maria Palermo trova un giustificato movente nel furto di un grosso quantitativo di merce poco legale che la ragazza avrebbe rubato a Poli, il quale si sarebbe poi in seguito vendicato dello sgarro uccidendola. Ma quali sono gli indizi che incastrano Giuseppe Poli? Una collega di Anna Maria Palermo, che si prostituisce vicino al cinema Principe, in piazza Natale Bruni, a 300 metri dalla stazione di Modena, dice di aver notato la ragazza salire a bordo di un'autovettura Volvo, i cui primi numeri della targa erano PR. Giuseppe Poli ha in uso un'autovettura dello stesso modello avvistato e con le stesse lettere iniziali della targa. Un'altra testimone sostiene di aver notato Anna Maria Palermo il giorno precedente al delitto, a bordo di un'auto guidata da Giuseppe Poli. Un particolare inquieta gli inquirenti perché Anna Maria viene notata con una pettinatura particolare che non è solita portare, ossia ha tutti i capelli tirati indietro. Il giorno in cui viene ritrovato il corpo, viene accertato che la ragazza aveva tutti i capelli tirati indietro. Quella stessa sera, Giuseppe Poli viene notato in un ristorante con un amico fidato, la moglie dell'amico, e una ragazza che dalla descrizione gli inquirenti ritengono sia proprio Anna Maria Palermo. Un altro testimone racconta di una confidenza fatta dalla stessa Anna Maria Palermo prima di venire uccisa, in cui parla di un furto della merce non troppo legale ai danni di Giuseppe Poli. È accertato che Giuseppe Poli, nei giorni precedenti all'omicidio, è alla disperata ricerca di Anna Maria Palermo, tanto da rivolgersi al testimone per trovarla, intimandogli di dirgli dove si nasconde, se non voleva finire male. Giuseppe Poli dichiara di avere un alibi per la sera del delitto. Si trovava assieme ad una prostituta e aveva partecipato ad uno scambio di coppie. Le indagini però, quell'alibi, glielo smontano. Però è pur vero che le prove rimangono indiziarie, insufficienti. Nonostante ciò, il 4 giugno del 1998, il GIP di Modena lo rinvia a giudizio. Il processo ha inizio il 9 novembre dello stesso anno. Il 29 marzo del 1999, Giuseppe Poli viene assolto per non aver commesso il fatto. A questo punto arriva l'ultima vittima attribuita al mostro di Modena, ossia Monica Abate, di 32 anni, trovata morta nel suo appartamento in via Rua Freda, senza vestiti e con un uomo conficcato nel braccio. Al rinvenimento del corpo, il medico di famiglia chiamato per constatare il decesso scrive che la morte è causata da un arresto cardiaco, da attribuire a una probabile. È il 3 gennaio del 1995. Il corpo viene trasferito all'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Modena e viene disposta l'autopsia. Il reperto autoptico lo stila il professor De Fazio e le sue conclusioni differiscono non poco da quelle del medico di famiglia. Monica Abate è stata uccisa e soffocata con una mano tenuta premuta sul suo naso e sulla sua bocca. La scoperta del professor De Fazio durante la perizia autoptica fa sì che le indagini si orientino per il reato di omicidio volontario. Le forze dell'ordine tornano sul luogo del delitto per effettuare tutti i rilievi di rito. Sul pianerottolo vicino alla porta viene analizzata una macchia di sangue. Viene sequestrato e analizzato il cellulare della vittima e vengono individuati i numeri di telefono dei suoi clienti abituali e dei suoi amici. I magistrati a questo punto decidono di prendere in mano tutti i vecchi casi di prostitute uccise presenti in archivio. Eppure, per quanto mi riguarda, pare evidente che nella morte di Monica Abate esistano delle divergenze davvero significative rispetto ad altri delitti. Monica era stata uccisa nel suo appartamento e non in un luogo differente dove le vittime erano state fatte salire in macchina. Monica si prostituiva in via Vittorio Emanuele, a circa 500 metri dalla stazione dei treni. La sera del delitto aveva lavorato fino alle 2 del mattino, come tra l'altro avevano testimoniato alcune sue colleghe. Aveva a disposizione anche un monolocale in via Emilia Ovest.
E in quel condominio lavoravano altre prostitute. Era lì che Monica riceveva i clienti. L'appartamento in via Ruafreda era la sua abitazione privata. Quindi, è possibile che l'assassino fosse un conoscente di Monica? Sapeva che faceva uso di merce non troppo legale? Sapeva dove abitava e con molta probabilità era stata Monica a farlo entrare. Monica quindi l'aveva fatto entrare successivamente anche in camera e i due avevano avuto un rapporto. Il soffocamento era avvenuto in seguito, tenendo tappati alla vittima naso e bocca con le mani. Era possibile che per operare una simile manovra fosse necessario l'intervento di due persone? Non possiamo saperlo, ma c'è un dato di fatto. La vittima si era difesa, aveva ferito il suo assassino. Le tracce di sangue sul pianerottolo e il materiale organico sotto le unghie della vittima lo confermavano. Le indagini della polizia si erano dunque concentrate su alcuni sospettati che avevano stretti legami con Monica Abate. Erano state indagate 8 persone, tra cui una donna. Tutti erano stati sottoposti al test del DNA, confrontandolo con i reperti organici trovati sulla scena del crimine. È così che viene individuata una corrispondenza, perché il sangue sul pianerottolo, fuori dall'appartamento di Monica, è di Laura Bernardi, ossia la sua coinquilina, che viene prontamente indagata per omicidio volontario in concorso con altre persone. Secondo la ricostruzione della procura, la Bernardi si era ferita proprio mentre uccideva Monica Abate insieme ad altre persone. Laura, in ogni caso, si trova già agli arresti per reati legati a cose non troppo legali. La presenza della coinquilina sulla scena del crimine, in effetti, spiegherebbe davvero molte cose. Eppure all'udienza preliminare del 18 novembre 1997, il giudice Francesco Maria Caruso assolve l'imputata con una sentenza che denuncia, e leggo testualmente, errori ed interferenze che hanno largamente compromesso l'indagine, sostenendo che l'omicidio forse si sarebbe potuto risolvere e ancora potrebbe essere risolto a partire dai dati esistenti e dalla loro valorizzazione investigativa. A questo punto nasce un grave atto d'accusa nei confronti della polizia. Si paventa la possibilità che un gruppo di poliziotti avrebbe avuto rapporti con le prostitute, sfruttandole, cedendo loro la merce non troppo legale, in cambio di informazioni e rapporti intimi. Il GIP restituisce gli atti al PM per proseguire sul filone delle indagini indicate. Vengono dunque individuati due agenti operativi della centrale di Modena, nomi emersi dai primi interrogatori, ma soprattutto presenti anche tra i contatti del cellulare di Monica Abate. Oltre ai due poliziotti finiscono nei guai anche due piccoli corrieri di merce non troppo legale, ossia Giovanni Nuzzo e Valentino Pinto, tirati in causa dalla madre di Monica Abate. Alla fine però le prove del DNA confermano l'estraneità di tutti gli indagati, così la pista dei poliziotti corrotti si arena e lo slancio investigativo si perde totalmente. Il delitto di Monica Abate si va ad aggiungere ai casi irrisolti. La madre di Monica Abate, nell'aprile del 1998, rilascia un'intervista al Messaggero dove in effetti lancia delle accuse molto pesanti. La donna dice: «Io non credo all'ipotesi di un serial modenese. Però sono convinta che tutti gli omicidi siano maturati nello stesso giro, un giro di poliziotti corrotti che fanno soldi con sostanze e prostituzione». La donna aggiunge che i poliziotti avrebbero costretto Monica con angherie e persecuzione ad accettare la loro protezione, in cambio di qualche di cosa non troppo legale e particolarmente buona. È così che si conclude la storia del mostro di Modena. Ma quindi è mai esistito un serial a Modena che ha operato ininterrottamente per 10 anni? Alcuni casi si potrebbero escludere per le numerose differenze con gli altri delitti, ma per il resto le altre prostitute uccise evidenziano numerosi aspetti in comune che fanno nascere numerosi campanelli d'allarme difficili da ignorare. È il caso di Donatella Guerra e Marina Babiloni, che si conoscevano ed erano state uccise a distanza di poco tempo l'una dall'altra, nei medesimi luoghi e frequentando le medesime compagnie, ma anche l'utilizzo di indumenti per lo strangolamento o per il soffocamento, l'aggressione che puntualmente avviene da dietro, la sparizione delle borsette, l'utilizzo del pugnale su più di una vittima, indicano un comune elemento di significativa importanza. Però dobbiamo anche tenere presente il parere opposto. Magari ogni caso davvero è slegato. Nonostante la stampa puntasse l'attenzione su un possibile mostro, gli ambienti investigativi non hanno mai preso in considerazione questa possibilità fino alla fine della serie di delitti. Le relazioni tra i delitti venivano ignorate e non approfondite, come se il sospetto della presenza di un serial imbarazzasse in un certo senso gli ambienti investigativi. C'è da sottolineare che il quadro delineato dalle indagini ha un'enorme carenza investigativa e
ed è difficilmente recuperabile al giorno d'oggi. La carenza ovviamente è quella di non aver preso in considerazione le risultanze comuni e i collegamenti tra i vari delitti, riconducendoli ad un unico comune denominatore. Nei giorni successivi ai delitti, quando la pista è ancora fresca. Detto questo, ragazzi, ho finito di parlare in questo video. Spero che questo video possa essere stato di vostro interesse. Conoscevate questo caso? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Ciao ragazzi, ciao ragazze.